Rabino promuove l'operazione 4 ruote per 4 zampe. La concessionaria Renault di Pinerolo e Avigliana contribuisce alla produzione televisiva di videoadozioni 4 zampe in TV. La trasmissione che da 10 anni presenta i cani in adozione dai canili di tutta Italia. Rabino, concessionario Renault, è un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore, Rabino. Tu puoi cambiare il finale di queste vite e scrivere una nuova storia, pensaci. Cambia il loro destino, adotta in canile. Bentornati a tutti voi in Canile. Estelo, ciao, bentornati. Ciao a tutti. Quale canile? Canile Rifugio 281, San Michele Mondovì, Monregalese. Il video che i nostri amici hanno appena visto è stato girato all'interno del canile o rifugio con degli attori speciali per promuovere la loro adozione. Sì, credo fosse Roy, io non ho assistito. Roy è un cane spettacolare che abbiamo qua da qualche mese. Lui è arrivato magrissimo, si stava lasciando morire, perché è il classico cane proprio fedele, che nel momento in cui viene tradito ne patisce tanto. È un cane eccezionale che per noi veramente non ci capacitiamo del fatto che sia qua, perché è un cane amabile con tutti, stupendo con gli altri cani, spettacolare in passeggiata, quindi è veramente un cane a cui pensare. All'interno del rifugio una squadra di volontari, volontarie che lavorano, pensate già al periodo di Pasqua, le attività non si fermano? Sì, allora noi tutte le prime domeniche del mese manteniamo il nostro tè qua in canile, quindi dalle 2 alle 4 e mezza è possibile recarsi in canile, conoscere i cani e assaporare un tè con delle torte fatte in casa. Mentre a Pasqua abbiamo lanceremo tra pochissimo un'iniziativa che è l'uovo sospeso. L'uovo sospeso che cos'è? Voi acquistate un uovo sul nostro sito e noi recapiteremo quell'uovo alle varie case di riposo qua della zona, quindi insieme ai nostri cani andremo a trovare i nonnetti e li porteremo le uova di Pasqua che voi avrete acquistato, quindi sostenete sia le case di riposo che il canile 281. Estelo, voi avete trasformato, diciamo, un brutto canile in un parco canile. Sì, stiamo puntando davvero a un parco canile, siamo fortunate perché siamo circondate da dei boschi magnifici, quindi è un buon luogo dove stare e dove condividere il proprio tempo con i cani. Non dico, vorrei dire bello, varcare la soglia del rifugio, è vero, non sarà mai bello, ma per loro sì. Sì, per i cani che arrivano qua in realtà noi mettiamo in atto tutto un processo di riabilitazione alla vita e la funzione è proprio quella che però trovino casa, cioè vogliamo proprio cambiare l'idea di canile che diventi un servizio, quindi quando uno arriva ad adottare al 281 avrà dei cani competenti e gli verrà descritto il cane che stanno cercando e quindi a quel punto è un po' come un tempo si andava in allevamento perché era un cane sicuro, in realtà anche in canile si può arrivare a quello perché si lavora sui cani e quindi quando arrivi qua adotti un gran cane. Via la sfilata. Bene, diamo il via alla sfilata con Laura che ci ha portato Spino a caccia di una famiglia.
Sì, può far ridere. Sì, non fa ridere, no, no. Cacciatore sicuramente, trovato qua nelle Langhe che correva, è abbandonato, è un segugetto meraviglioso con un carattere dolcissimo, va d'accordo con tutto e tutti, è un tizio che vocalizza abbastanza, quindi gli piace farsi sentire, ma come tutti i cani da caccia devono farsi sentire. Però in famiglia sarebbe eccezionale, se qualcuno avesse voglia di, ovviamente amanti della natura perché il suo mondo è il bosco, però è un cane che merita, perché potrebbe star con dei bambini, è simpaticissimo, ha proprio voglia di interagire, è un super segugio. Ali in braccio a Valeria è un bastottino di pura razza, non dovrebbe essere in canile? No, no. Non dovrebbe essere in canile. Quante zie potrebbero adottare Ale? Tantissime, anche perché è un cane abituato sicuramente in casa, perché non sporca, adora andare in macchina, salta in macchina al volo, stupendo il guinzaglio, è un cane che però ha bisogno di compagnia, non ama stare da solo, quindi è proprio il classico cane da signora che abbia voglia di intraprendere un'avventura a due, e lui è qua che vi aspetta, qua è molto triste. E non è detto che Nemo debba sempre essere un pesciolino? No, questo è un pesciolino un po' grosso e questa è la sua sfortuna, perché quando sei grande così le richieste sono sempre poche. In realtà è un cane eccezionale che ha del pastore, quindi molto gregario, vuole stare con le persone, adora le attività ovviamente, è molto intelligente, risolve qualunque problem solving che gli si proponga, è un cane bello, proprio che noi veramente consigliamo a chiunque, con bambini, una famiglia numerosa, perché vuole proprio partecipare alla vita. Nemo merita una casa, sì, assolutamente. Diciamo la verità, la pettorina non gli rende giustizia, perché lui diventerà un bellissimo pastore. Noi non badiamo a queste cose, avevamo quella pettorina, cerchiamo pettorine ad H, grazie. Lui è Asso, il nostro asso di cuore, è un cucciolotto meraviglioso che ha 4 mesi, quindi diventerà una bella taglia media abbondante, è un bel pastore, ha tutte le competenze del pastore. Lui l'abbiamo trovato, pensate, la notte di Capodanno, è stato buttato nel cimitero di Mondovì, e questa cosa è drammatica per due motivi, perché se era la notte più agghiacciante per un cane dell'anno, e pensare di abbandonare un piccolo così era veramente una crudeltà enorme. Fortunatamente il 31 Andressa è andato a recuperarlo ed è entrato qua in canile, e sta crescendo qua e a noi dispiace, perché avrebbe bisogno di essere stimolato molto di più di quanto noi riusciamo a fare. È un cane che ha la capacità di relazionarsi molto bene con gli altri cani, infatti l'abbiamo messo in mezzo a dei gruppi di adulti e lui è bravissimo, è un cane stupendo, che per dire noi lo portiamo in giro per boschi senza guinzaglio, perché ti sta vicino, è insomma un cane che vale la pena venire a prendersi, sì. Purtroppo Bull è diventato un ospite fisso del rifugio, mentre avrebbe già l'altro anno dovuto andare in adozione. Cosa è successo? Nulla, le persone si approcciano a lui con tanto entusiasmo e poi davanti alle prime difficoltà, quelle normali quando si inserisce un nuovo componente della famiglia, si tirano indietro. Lui è il nostro GGG, il nostro grande gigante gentile. Bull è un cane eccezionale, che ha avuto un padrone che lui ha amato tantissimo, e oggi si trova qua perché il suo padrone purtroppo è mancato. È un cane che si può portare ovunque, perché è bravissimo al guinzaglio, adora anche lui viaggiare, anzi ha viaggiato per tutta Europa, anche il passaporto, è un cane affiliativo ed è un cane corso, quindi con le competenze del corso, è un cane che ti protegge, quindi se tu lo metti nelle condizioni di proteggerti lui lo fa, è la sua natura, ecco, bisogna non metterlo in quella posizione, e quindi non delegargli la protezione della casa, della persona, ma a coinvolgerlo. Da scoprire, da capire e da adottare. Sì, da adottare assolutamente, perché è veramente un'avventura con Bull, oltre alla sua possenza e la sua dolcezza è un bambinone, perché il cane corso mantiene questo atteggiamento infantile fino alla fine, quindi è stupendo, allegro. Quarta di copertina, concludiamo in bellezza. Sì, in bellezza, con due cuccioli spettacolari e unici. Loro li abbiamo recuperati in una cascina dove purtroppo c'erano tantissimi cani e una cucciolata. Abbiamo deciso di prendere lui, che è Q, che è diventato famoso sui social perché aveva una doppia lussazione delle ginocchia. Siamo riusciti, grazie all'aiuto di tantissime persone che si sono unite, a sostenere la spesa dell'intervento. Adesso dovrà sostenerne un altro a marzo, però noi come associazione, visto che lui ha un tesoretto da parte, seguiremo Q per tutta la sua crescita, quindi se avrà bisogno di altri interventi ci saremo, però cerchiamo poi per lui verso aprile un'adozione, anche perché un cucciolo ha bisogno di stimoli.
moglie ha bisogno di camminare, di muoversi, di fare. E invece lui e suo fratello, che l'abbiamo chiamato Lam, come un agnello, che ha la particolarità di avere un occhio azzurro e un occhio verde, sono dolcissimi, sono due cani molto competenti perché cresciuti comunque bene in una cascina ricca di stimoli, e noi ci vediamo per loro una super adozione. Cuccioli fortunati, questa è la mia osservazione, perché hanno una squadra a disposizione al di là del tesoretto, al di là delle attenzioni, quindi il mio pensiero va ai cuccioli un po' meno fortunati, però noi li dobbiamo adottare, non devono crescere in canile. Non devono crescere in canile e non devono nascerne altri, infatti noi come associazione siamo intervenuti su questa cascina e ci prenderemo carico di sterilizzare tutte le femmine, di modo che non nascano altri cu e altri lam. E quindi questo per noi è molto importante. Un ringraziamento a questo punto alla squadra sulla panchina, una rappresentanza della squadra. Sì, siamo più di 30, quindi qua c'è proprio la piccola rappresentanza. Ringraziamo dunque. Ringraziamo per la loro presenza e continuo supporto. Allora Laura, Stefania, Valeria, Estelo e Angela. E Angela. Bene, un grazie anche a chi non è presente in questa giornata. Mi raccomando, varcate la soglia del rifugio, del canile, vi farà bene, come hai scritto tu, no? Sì, vi farà bene perché si sta bene in mezzo ai cani. Bene, grazie a tutti voi, alla prossima trasmissione. Dunque, buona adozione a tutti e rivediamo i nostri amici. L'Automobile Club Torino, che patrocina dalla nascita Video Adozioni, ha deciso di pubblicare sul proprio sito acitorino.it le nostre trasmissioni. Da sempre l'ACI Torino è impegnato nella campagna contro l'abbandono degli animali lungo la strada, perché sono causa certa di incidenti. Ringraziamo l'ACI per la collaborazione e per il contributo alle adozioni.